La sensibilità al glutine, detta anche gluten sensitivity, ha sicuramente dei sintomi gastrointestinali e dei sintomi extraintestinali. Tra i sintomi gastrointestinali ovviamente abbiamo la tipica gastrite con gonfiore e senso di peso dello stomaco, abbiamo la colite con sempre gonfiore ma anche dolori colici e irregolarità del larvo in senso o diarroico o stiptico. Tra i sintomi extraintestinali qui veramente possiamo avere molti apparati, molti sistemi coinvolti. Pensiamo ad esempio alla pelle, quindi dermatite e zemi, possiamo pensare alle vie urinarie, quindi cistiti ricorrenti, o le vie vaginali, per esempio, quindi vaginiti ricorrenti, oppure disturbi tipo ansia, insonnia, depressione, oppure nei bambini spesso riniti, tonsilliti, otiti, bronchiti ricorrenti e recidivanti. Ricordo che ogni apparato e sistema può essere coinvolto, anche molto distante dall'apparato gastroenterico.